Caro Vittorio, c'è la sosta del campionato, ma voi ex gialloblu non conoscete la parola sosta. Sempre in campo quando c'è da dare un aiuto concreto a chi ne ha veramente bisogno. Certo, certo, a noi fa molto piacere, anzi, che la gente ci chiami, che si ricordi ancora degli ex giocatori, che ormai è da tanto che non facciamo, calchiamo palcoscenici tra virgolette importanti, quindi vuol dire che comunque è stato lasciato un buon ricordo da parte nostra. E quindi per noi è un piacere che ci chiamino e soprattutto per manifestazioni di beneficenza. Del Verona di oggi invece cosa ti senti di dire? Insomma, la classifica palla chiara, un momento di difficoltà. Sicuramente quest'anno non sono partiti benissimo, poi hanno avuto questo infortunio di Toni che nelle ultime due stagioni ci ha regalato 44 gol, se non sbaglio, in due anni, perciò si sente molto la sua mancanza. Pazzini lo stesso non ha potuto dare il suo contributo perché anche lui ha avuto dei problemi fisici spesso, però credo che sia una squadra che possa ancora dire la sua, nel senso che ci sono dei giocatori importanti, dei giocatori che sapranno farsi valere adesso nel proseguo di campionato, già dalla prossima partita in casa contro il Napoli. Io credo che la salvezza sia alla portata dell'Hellas Verona e credo che la raggiungeremo. Peccato per questa partenza un po' falsa. Ecco, mancano 26 giornate, il tempo non è ancora nemico dei gialloblu, c'è ancora tutto il tempo per raddrizzare questa rotta che ci sta portando, insomma. Io credo che, se non mi sbaglio, la salvezza sia a 5-6 punti massimo, 6 punti, quindi io credo che in due partite, già con queste partite che regalano le vittorie a 3 punti, basta fare due vittorie e ti potresti trovare già lì allacciato alle squadre che lottano per salvarsi. Quindi voglio dire, io credo che non ci sia niente di scontato, non credo che il Verona sia già retrocesso, anzi credo che Verona si tirerà fuori da queste sabbie mobili tra virgolette e che riesca che riuscirà sicuramente a dire la sua anche in questo campionato. Peccato, ripeto, per questa partenza falsa, perché tutti si aspettavano per il campionato che è stato disputato soprattutto lo scorso anno una partenza un po' diversa, però sappiamo che il calcio ogni anno riserva delle sorprese. Quest'anno purtroppo la sta riservando al Verona fino a questo momento, ma c'è tutto il tempo per potersi tirare fuori. Chiudiamo con un saluto ai tuoi ex tifosi che sono come sempre il dodicesimo uomo in campo, da loro parte la corsa a salvezza. Ma io credo di sì, credo che il Verona ha avuto e continuerà ad avere dei tifosi di qualsiasi categoria giocherà, eccezionali. Abbiamo visto anche quando purtroppo ha giocato nel campionato di Serie B negli anni passati, quando ha avuto, purtroppo è sceso anche in Serie C, ha sempre avuto un minimo di spettatori, 15-20 mila spettatori, quindi io credo che il pubblico non sia mai mancato in qualsiasi categoria la squadra abbia giocato, quindi sicuramente un dodicesimo in campo. E credo che già con la partita col Napoli, che per i tifosi dell'Hellas è sentitissima, farà sentire la sua forza e il suo incitamento per farsi venire fuori da questo periodo buio.